Francesco Cacciapoti, candidato portavoce presidente della municipalità Chiaia Posillipo San Ferdinando. Il più giovane di tutti. Buongiorno a tutti, anche sulla nostra municipalità è formata da tre quartieri molto diversi, stiamo portando avanti da tempo un percorso di partecipazione con i cittadini, con le associazioni di quartiere. Abbiamo messo a punto vari progetti che si ricollegano al discorso comunale per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini, per esempio chiederemo la diretta web delle riunioni del Consiglio della Municipalità e tutto il rapporto che riguarda i cittadini con le istituzioni. Ci sono altri progetti, tra virgolette, più locali, che comunque si riconnettono al discorso generale che portiamo avanti il movimento, cioè come riappropriazione sia della politica da parte dei cittadini che di riappropriazione proprio degli spazi. A Posillipo e Chiaia abbiamo la situazione del mare che è totalmente sottratto all'utilizzo, allo sfruttamento, diciamo, dei cittadini, anche in quelle aree che sono pubbliche, che sono demaniali, ci sono gestioni sbagliate che noi riteniamo sia necessario correggere, sia necessario garantire a tutti i cittadini il libero accesso a quelle poche aree che abbiamo a Mare Chiaro, a Palazzo Donna Anna, per utilizzare appunto la risorsa da mare. Abbiamo progetti anche riguardanti la valorizzazione del patrimonio di aree di interesse artistico e archeologico. La nostra municipalità sotto questo punto di vista è una delle più ricche. Abbiamo situazioni di grandissimo degrado, di strutture addirittura risalgono al tempo dei romani, come la Villa degli Spiriti, che è utilizzata per fare i tuffi a Mare Chiaro, e altre invece più in uno stato migliore, che però sono sconosciuti, fuori dai circuiti turistici e non utilizzati da nessuno. Quindi come progetti abbiamo proprio la valorizzazione e la pubblicità attraverso la municipalità di queste realtà. Riguardo il tema ambientale, la municipalità oltre che richiedere l'applicazione della raccolta differenziata porta a porta, può impegnarsi sulla riduzione. Abbiamo messo a punto un progetto che prevede la pubblicità attraverso gli organi della municipalità e il sito degli esercizi che sono definiti virtuosi, cioè di quelli più accorti alla riduzione degli imballaggi, alla vendita di prodotti alla spina, proprio per sostenere questi esercizi e per fare in modo che i cittadini li inizino a conoscere e appoggino queste realtà che sono da sostenere. Ultima cosa, la mobilità, richiederemo immediatamente l'ampliamento dell'area pedonale, soprattutto in prossimità dei mercati rionali e delle zone commerciali. Questo però non potrà avvenire improvvisamente, perché sennò, come abbiamo visto, si blocca totalmente la viabilità per tutta la città, ma dovrà avvenire con un incremento dei mezzi pubblici. Abbiamo molte linee, soprattutto a Posillipo, di mezzi pubblici che non funzionano proprio, la riqualificazione delle scalinate di collegamento con i quartieri collinari e di quelle che erano le vecchie pedamentine, e la creazione di quella che poi è la pista ciclabile, in maniera tale da poter creare una mobilità sostenibile anche nella nostra municipalità. Concludo qua.